Ciao a tutti e benvenuti. Oggi vediamo insieme una funzione nuova, nuova, fresca per l'estate. Bellissima. Andiamo su Crea nuovo progetto. Vi ricordo che sono in diretta, non programmo, vado a caso. Vado sul post di Instagram, voi scegliete quello che volete. La novità, dove sta? Andiamo su Elementi, che è il cuore di Canva. Andiamo a cercarci linee, forme, ci cerchiamo una forma che vogliamo lì. Io ci metto il giallo, che è uno dei miei colori preferiti estivi. Ma la novità dove sta? Freccia su forma. Quindi, cosa succede? Noi andiamo su forma, qua in alto, clicchiamo e andiamo a giocare con tutte le forme che vogliamo noi. Quindi ne prendo una a caso, prendo il cerchio, lo allargo così lo vedete bene, lo posiziono centrale, a un certo punto vedo stile bordo, io gioco col bordo, lo spessore del bordo e l'arrotondamento, ma qua non si vede tanto, quindi gioco, gioco e gioco fino a creare tutto ciò che mi pare. Più l'allargo, vedete, più piccolo. Poi vado a creare un'altra forma, mi prendo questa qui, mi prendo questa, la faccio di un altro colore, l'allargo, ci gioco, vedo un attimo cosa voglio fare e anche qui vado a giocare con il bordo e qui si smussano gli angoli, vedete? Si smussano gli angoli fino ad ottenere anche qua un altro tipo di forma. Facciamo una nuova pagina, andiamo qui, voglio fare un cuore, vado su forma, faccio il cuore, lo faccio bello grande e ho la possibilità di arrotondare. Io arrotondo, arrotondo, metto lo spessore del cuore, guardate un po', viene così, quindi a nostro gusto, a nostra creatività. Un'altra novità è che possiamo scrivere all'interno il testo, quindi andiamo su cuore, scriviamo, cioè lo aumentiamo così lo vedete bene e ci cambiamo anche, se vogliamo, il font. Invece prima cosa dovevamo fare? Creare la forma, andare sempre a sinistra nel menu testo e inserirlo, invece qua in automatico lo fa inserire. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, è molto bello perché dà una certa velocità al sistema, quindi possiamo creare velocemente tutto ciò che ci piace, creare progetti per i nostri social o creare delle cose che ci sono venute in mente. Vi ringrazio per avermi seguito, mettete un mi piace e commentate. Grazie e buona giornata!